Smorrolati Junior, un debutto importante contro la prima squadra, un debutto al posto di Cappino, diciamo che influenzato, avete fatto una bella partita contro la prima in classifica, che ha fatto di tutto per portarsi il risultato, ma non ci è riuscito. Assolutamente, infatti ne usciamo ora dallo spogliatoio perché abbiamo fatto i complimenti ai ragazzi, perché la grande prestazione di oggi nasce da questi 3 o 4 allenamenti dove veramente hanno curato il dettaglio, dove non è mai mancata la concentrazione, la voglia di anche di darsi un conforto uno con l'altro, perché tutti quanti siamo consapevoli del momento, siamo consapevoli che la situazione in classifica in questo momento ci mette dentro i play-out, e per come eravamo partiti sicuramente non ci aspettavamo di arrivare a questa situazione oggi, però ne siamo molto consapevoli e quindi sappiamo bene cosa serve per uscirne. La partita di oggi è stata giocata ad un'intensità veramente alta, non si sono risparmiati niente e fino all'ultimo minuto siamo riusciti anche a difendere un risultato che per larghi tratti della partita sinceramente pensavamo anche di portare a casa pieno, però ci siamo accontentati alla fine perché vedevamo che le difficoltà c'erano e un punto a volte è meglio che zero, quindi quando diciamo sempre ragazzi, quando non si riesce a vincere non bisogna perdere, che è quello che anche il nostro mister a voi spesso vi fa presente. Ecco sì, c'è da dire che siete dentro i play-out, però nel girone d'andata eravate andati buonissimo, dopo avete giocato non so quante partite una dietro l'altra e perciò la differenza che secondo me c'è con le altre squadre che sono dietro di voi, il Lecce e il Napoli, che mi sembra che abbiano cambiato mezza squadra guardando il torneo prima. Sì, più che nei giocatori hanno un pochino cambiato anche l'atteggiamento, perché adesso è paradossale, ma la quota salvezza si è alzata a livelli veramente imbarazzanti, perché è quasi più alta la media punti delle ultime 7 che delle prime 7 in questo momento. E sicuramente a noi è mancato qualcosa, ma ci sono anche molti meriti delle altre, perché sia Lecce che Napoli stanno facendo risultati importanti e noi ne siamo consapevoli, infatti anche noi adesso bisogna iniziare a mettere dei punti dentro, bisogna iniziare attraverso queste prestazioni a portare a casa qualcosa. E peccato, rispetto al girone d'andata sono d'accordo, abbiamo fatto il 12 febbraio, eravamo quarti dopo la vittoria di Pescara. Non dobbiamo andare in frustrazione, dobbiamo accettare il momento, sappiamo che ci è mancato qualcosa e abbiamo fatto una bella chiacchierata giovedì e ci siamo guardati in faccia tutti quanti e abbiamo detto facciamo quadro e vediamo di pedalare, l'obiettivo è unico, poi tanti di questi ragazzi magari il prossimo anno andranno nel calcio dei grandi, c'è qualcuno che rimarrà a fare la primavera con noi, però in questo momento l'obiettivo è unico per tutti, da parte nostra come gruppo di lavoro. Approfitto per ringraziare Proietto, De Pra, Roselli, Sanitari, che sono stati molto disponibili, e questo punto lo dedichiamo al mister, che è a casa con la febbre. Sbravati Junior, c'è qualche cosa? Sbravati Senior, Taldo, Chiappini, Sbravati Junior. Voi avete una missione, secondo me. Molto probabilmente quello neanche di far carriera come Chiappino, come suo papà, come Taldo, quello di costruire giocatori. Ci state esattamente. Ci provate a fare questo, fratello. Ne abbiamo parlato proprio prima della partita anche con Mister De Rossi, no? Che dice io non sapevo che non ci fosse Luca oggi. E la nostra missione è quella. E purtroppo questa categoria porta questa storia delle retrocessioni, che per alcuni aspetti porta dei vantaggi perché alza la competitività e prepara magari i ragazzi al calcio dei grandi, ma dall'altro lato spesso e volentieri ti fa perdere di vista quello che è l'obiettivo principale, quello della formazione. Noi cerchiamo di ovviamente di dare priorità a quello, come credo anche tutte le altre società, però ogni tanto dobbiamo far conto anche a questa storia del risultato. Rimane in assoluto la nostra priorità la formazione, e sotto ogni punto di vista, anche caratteriale, perché oggi se c'è un aspetto dove siamo venuti fuori alla stragrande è proprio il carattere, che nel calcio dei grandi è una qualità straordinaria. E poi ovviamente ci colleghiamo a tutti quelli che sono i lavori individuali, la crescita tecnico-tattica, oltre che fisica, con i nostri preparatori, ma è a tutto tondo ed è giustamente il nostro primo obiettivo. Grazie. Grazie a voi.